runway, style, fame. She likes fashion. Capitano Manuel Coppola si è rientrato dopo parecchio tempo e purtroppo è uscita fuori una sconfitta. Sì, abbiamo giocato contro, penso, la squadra più forte della Serie B, costruita per vincere, però nonostante i tre gol presi, che sono nati da due rigori che ci potevano stare o no, questo non lo voglio discutere. Abbiamo creato qualcosina, abbiamo messo in difficoltà il Verona, poi è chiaro che sul 3-0 ci siamo un po' spenti. Nel secondo tempo invece siamo stati lì sul pezzo, siamo stati molto aggressivi cercando di riaddrizzare un pochino la partita, però non ci siamo riusciti. Abbiamo concesso poco nel secondo tempo in parità numerica e peccato, perché dovevamo stare un pochino più attenti su alcune disattenzioni che abbiamo pagato a caro prezzo. Anche perché fino al 30° del primo tempo, fino al primo rigore, diciamo che avete giocato quasi alla pari. Cioè, entrambe le squadre forse non è che avessero fatto così tanto. No, abbiamo giocato alla pari. Abbiamo creato subito un'occasione importante con Cesar, che ha fatto una grande giocata dentro l'area di rigore, che poi purtroppo ha tirato e non è riuscito a dargli forza. Però abbiamo creato qualcosina, non siamo riusciti a sfruttare le occasioni create a nostro favore, e al primo errore ci hanno castigato. Quindi dobbiamo far tesoro degli errori fatti, cioè, lavorarci sopra e cercare di non commetterli più. Ecco, forse il secondo gol avete preso una rete un po' ingenua, anche perché no, con il vantaggio, il primo vantaggio insomma del Verona, e nonostante l'inferiorità numerica ve la potevate giocare. Sì, è stata una palla filtrante sulla nostra sinistra, mi sembra, e ha trovato una gran giocata Siligardi, se non sbaglio, e l'ha messa proprio nell'angolino, un gol difficilissimo. È stato bravo lui a sfruttare quell'occasione, e ingenui noi a non essere bravi a chiuderlo prima. Però ripeto, è una squadra che ha giocatori importanti, è una squadra creata per vincere, però fino a lì siamo rimasti, eravamo in partita, abbiamo creato delle buone occasioni, anche fatto delle buone giocate, mettendo in difficoltà appunto il Verona, che è una squadra tosta fisicamente, molto, molto brava tecnicamente. Quindi stavamo giocando alla pari del Verona, però purtroppo abbiamo pagato delle nostre disattenzioni. Nel secondo tempo la Ternana ha provato in qualche modo a ridurre lo svantaggio, forse però ha provato troppo solo Falletti, era un po' isolato davanti. Sì, abbiamo... eravamo sicuramente più aggressivi, più alti, abbiamo cercato di andarli a prendere, non farli giocare, perché loro hanno molta qualità in mezzo al campo, quindi trovavano subito la verticalizzazione se gli lasciavi spazi. Siamo andati alti a prenderli, abbiamo recuperato anche delle buone palle sulla loro tre quarti, mettendoli in difficoltà, però non siamo riusciti appunto a rientrare in partita, o comunque riaddrizzarla un pochino. Ci dispiace, perché comunque è un risultato che pesa in casa, però dobbiamo tenere la testa alta e lavorare e cercare di far tesoro degli errori fatti. Ti abbiamo visto anche molto pimpante, molto propositivo, aggressivo, il giusto, quindi hai smaltito bene insomma il tuo infortunio. Sì, ho fatto 15 giorni fuori a curarmi, e ho lavorato molto e ho fatto le cure che dovevo fare. Il primo tempo ho sofferto un pochino il ritmo partita, perché comunque era un mese che non giocavo, quindi era molto caldo nel primo tempo. Il secondo tempo la gamba girava molto, molto meglio, e ho cercato di essere più aggressivo, andare sui loro portatori di palla. Quindi sono contento di aver recuperato in breve tempo un infortunio che poteva tenermi fuori almeno un mese e mezzo fuori. E quindi sono felice di essere rientrato, peccato per il risultato. Vi attendono due trasferte consecutive, la prima praticamente una difesa da reinventare, non ci sarà Meccariello, non ci sarà Valiant, Zanon a mezzo servizio.
Queste sono cose che dovete chiedere al mister. Siamo in tanti, tutti bravi. Chi giocherà non farà certo rimpiangere chi mancherà la prossima partita. Grazie a voi.